tema della sicurezza è stato al centro dell'incontro ieri sera alla Sala Buzzi. Obiettivo della serata è stato quello di fornire ai cittadini presenti informazioni relative a tutte quelle azioni che possano contribuire a migliorare il livello di sicurezza del territorio. All'iniziativa organizzata dall'assessorato al decentramento hanno partecipato Martina Monti, assessore alla sicurezza, il capitano Andrea Devini, comandante di compagnia dei Carabinieri di Ravenna, Andrea Malpezzi del gruppo WhatsApp di vicinato attivo in Viale Alberti e Gabriele Gardella, cittadini digitali di Cervia, titolare della G&G Computer Forense, nonché ideatore della app Telegram. Proprio Gardella ci ha spiegato che cosa sia questa app. In cosa consiste? E è gratuita e quindi poi sarà disponibile per tutti i cittadini? È già disponibile per tutti i cittadini? Assolutamente sì, è un progetto che è partito da Cervia, che insieme con un gruppo di ragazzi abbiamo cercato di mettere in piedi con i cittadini digitali, che è già stato distribuito gratuitamente a 30 comuni in Italia e che dà la possibilità ai cittadini di poter fare delle segnalazioni direttamente tramite il proprio cellulare, che vengono comunque recepite direttamente dai comandi delle forze dell'ordine. Il vantaggio di questo genere di situazione è che a Ravenna arriva neanche per farlo apposta, però dopo 2 anni, dopo che il progetto è partito, quindi le criticità sono già state tutte corrette. Il sistema è questo, funziona tramite una chat, la chat non fa nient'altro che fare delle fotografie, vedete qui un cantiere che non è più in sicurezza, automaticamente 3 volte che fate una segnalazione viene direttamente fuori la cartina e non fa nient'altro a questo punto qui. In questo caso qui la polizia municipale, i carabinieri o la polizia di accorrere direttamente tramite la geolocalizzazione esattamente dove è stata fatta la segnalazione, dove è stato avvistato comunque il pericolo. A Cervia è già attiva da 2 anni e quindi i risultati si sono già potuti vedere? Assolutamente sì, i risultati sono tangibili anche negli altri comuni. Diciamo che a Cervia è stata comunque anche un po' separata, perché comunque noi abbiamo il problema anche dell'abusivismo commerciale, non solo quello della sicurezza, e quindi diciamo ha anche la possibilità di poter gestire anche il progetto a livello settoriale a seconda dei problemi che sono tangibili in una zona rispetto a un'altra. Ci sono alcune zone che l'hanno fatto per i principi di incendio, per esempio, perché sono ad alta densità boschiva, ci sono delle persone che l'hanno fatta per possibilità di esondazioni, perché sono vicini dei laghi, vicino dei fiumi. È assolutamente personalizzabile a seconda comunque di quello che sono le esigenze di zona. È compatibile con tutti i sistemi operativi, iOS, Android, OS X, Windows, Linux, funziona su tutti, funziona, completamente gratuito. Questo è un progetto che l'unico scopo che ha è quello di non speculare sulla sicurezza. Ci sono quindi altri gruppi, altre app che invece sono a pagamento, in questo caso invece è assolutamente gratuito. Assolutamente gratuito, l'unica cosa che chiediamo è, nel concetto di quello che potesse essere l'attivazione del servizio, nominare i cittadini digitali di Cervia, che è il gruppo che ha reso possibile di mettere a fuoco questo genere qui di app. Senta, ci sono altri strumenti attraverso il web, insomma attraverso i cellulari, che permettono di mettere in comunicazione i cittadini? In quel caso parliamo solamente di gruppi WhatsApp, questa è una cosa ben diversa. Questo sistema qui, all'interno di queste chat, all'interno di questi gruppi, la segnalazione arriva direttamente ai comandi e alle centrali operative, che sono in grado già di prendere in carico. Nei gruppi WhatsApp generati da cittadini è un controllo del vicinato, non c'è nessuna istituzione che va a correre se non quello della persona che in quel caso lì va a fare la segnalazione al 112, il numero unico. Stiamo attivando una collaborazione con i cittadini digitali che già hanno progetti in tutta Italia, tra cui anche il comune di Cervia, tra l'altro. Ci interessava far sapere di che cosa si tratta, far sapere da dove inizieremo la sperimentazione e anche cercare di capire se per esempio alcuni comitati cittadini o alcune zone si sentono già pronti per poter magari iniziare una collaborazione, sempre chiaramente nell'ottica di un'organizzazione che deve ancora partire a livello, diciamo, formale, ma che è già iniziata dal punto di vista di mettere in fila le cose da fare. Cioè, la sicurezza è sicuramente un problema molto sentito nel nostro territorio, anche a causa della classifica che ci mette al primo posto. Noi abbiamo fatto delle valutazioni, qui riteniamo che non sia necessariamente un fatto negativo di essere al primo posto, perché riteniamo che siamo al primo posto perché da noi si fanno le denunce. Abbiamo visto, ci sono le varie esperienze in giro che utilizzano le nuove forme digitali, cioè i nuovi mezzi con i telefonini per tenersi collegati, e quindi vogliamo, oltre alle cose istituzionali, normali, vogliamo far conoscere anche appunto queste nuove sentinelle digitali che utilizzano i nuovi mezzi, quindi le app per i telefonini che stanno già utilizzando anche a Cervia.
e i gruppi di WhatsApp che stanno utilizzando in Viale Alberti.